Fatta Gabriele Orio era stato investito l'altro giorno a Varzo e familiari del 38enne hanno donato gli organi. Truffa ai danni di un'anziana intra, una donna si finge figlia della vittima, le chiede di consegnare tutto l'oro a due amici. Ci sarà anche una delegazione di studenti omeniesi al concerto organizzato a Montecitorio per dire no a Italia e licei musicali. Non maltrattarono la madre, il giudice ha stabilito il non luogo a procedere per due giovani allontanati da casa, ora vivono in una roulotte. Urine dei cani, sino a 100 euro di multa a chi non pulisce, l'imposizione scatta da domani a Omegna. Sabato sera sul parquet Paffoni e Mami, la capolista ospite a Verbania Livorno, Leggio a Milano. Domenica Lavinia Vilcipier attende Bra. Ben ritrovati con l'informazione di VCO Notizie. Allora, cominciamo con la cronaca e con la notizia rimbalzata nella tarda serata di ieri da Torino a Varzo. Gabriele Orio, vittima di un incidente stradale nei giorni scorsi a Varzo, non ce l'ha fatta, è spirato ieri sera al CTO. Saranno donati gli organi di Gabriele Orio, il varzese di 38 anni morto nella tarda serata di ieri al CTO di Torino, dove era stato portato dopo l'incidente che lo aveva coinvolto a Varzo. I familiari hanno consentito l'espianto dopo che i medici del centro torinese hanno decretato la morte cerebrale del giovane. Una tragica fatalità al suo decesso. Gabriele si è trovato al posto sbagliato nel momento sbagliato. Era lì, all'altezza dell'ex peso pubblico di Varzo, nel momento in cui sono entrate in collisione due auto, una che transitava sulla strada e l'altra ferma, parcheggiata a fianco. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio dei carabinieri che stanno ricostruendo l'accaduto, pare anche con l'uso di alcune immagini di una telecamera privata. Al momento si sa che una Citroen C3 è finita contro un Ford Transit. Si tratta di stabilire come sia stato coinvolto Orio, il cui corpo è stato notato solo 15 minuti dopo l'impatto. Era infatti stato sbalzato oltre la ringhiera, dove è stato notato solo più tardi. Poi l'intervento dell'elicottero del 118 e la corsa a Torino, dove è giunto in condizioni già disperate. Ieri sera la morte. Gabriele viveva in frazione Gravona a Varzo e lavorava in Svizzera. Affranti i familiari, ma anche tutti i varzesi che conoscevano bene Gabriele, che in passato era stato un eccellente sportivo nel gruppo sportivo Val di Vedro. Ora invece parliamo di un tema sempre più di attualità, quello che è il tema delle truffe e i danni di anziani. L'ultima si è verificata ad Intra. Maria Elisa Gualandris. Un'altra anziana truffata a Verbania. È successo qualche mattina fa a Intra. Un 87enne ha ricevuto una telefonata in cui una voce femminile le diceva di essere sua figlia e di aver bisogno immediato di soldi da consegnare a due uomini che sarebbero andati a casa sua. La donna ha capito che non si trattava della voce della figlia e ha riattaccato. Sono però arrivate altre telefonate, con la voce della truffatrice sempre più agitata e concitata. La signora ha detto di non avere soldi in casa e la voce l'ha implorata di mettere insieme i gioielli che aveva per tirarla fuori dai guai. Confusa e spaventata, la signora ha preso tutto l'oro che aveva in casa e l'ha consegnato a due uomini che si sono presentati alla porta del condominio senza nemmeno entrare in casa e poi si sono dileguati. Quando la signora ha compreso di essere stata truffata, era ormai troppo tardi e ha denunciato tutto alle forze dell'ordine. La notizia ha tenuto banco durante l'autunno, ovvero i tagli ai licei musicali. Ebbene, ora il 7 di febbraio a Roma, a Montecitorio, ci sarà un concerto di questi studenti dei licei musicali per dire no ai tagli. Fra i tanti studenti che parteciperanno ci sarà anche una delegazione di studenti di Omegna. La protesta dei licei musicali di tutta Italia approda nella Sala della Regina Montecitorio a Roma. Mercoledì 7 febbraio molti studenti provenienti da tutta la penisola terranno un concerto in uno dei palazzi più importanti della politica nazionale per protestare circa la riduzione delle ore di lezione individuale di strumento. Prenderanno parte alla spedizione romana anche 12 alunni del liceo musicale Piero Gobetti di Omegna, che lo scorso 6 ottobre avevano inscenato un flash mob
mob all'insegna delle sette note musicali sotto i portici del municipio del capoluogo cusiano. A capitanare l'orchestra di chitarre cusiane ci penserà la docente Angela Centola. La decisione di ridurre le ore di strumento a causa di una carenza di organico ha fatto molto discutere negli ultimi mesi, anche perché i licei musicali rischierebbero di perdere la loro essenza, ovvero la musica. L'evento si terrà alle 17 di mercoledì prossimo ed è stato organizzato dal Comitato Nazionale dei Genitori dei Licei Musicali. I docenti dei diversi licei nazionali hanno invece curato la parte artistica in modo tale da allestire un concerto degno della prestigiosa cornice della Sala della Regina Montecitorio. Il concerto verrà patrocinato dall'onorevole Raffaello Vignali. Si esibiranno studenti provenienti da ogni angolo dell'Italia, visto che suoneranno ragazzi dell'Emilia Romagna, del Lazio, della Sicilia e naturalmente del Piemonte. L'intero territorio nazionale verrà perciò simbolicamente rappresentato. Il nostro comitato ha lavorato per offrire un evento senza connotazioni politiche, sottolinea Willy Migliava, rappresentante del comitato dei genitori a Domegna. Sarà un'occasione di festa, un inno all'eccellenza della musica insegnata dai docenti e suonata dagli allievi. Sarà un'armonia di timbri, colori, voci e specificità che tutti accomuniamo sotto il nome di musica. Ricordiamo che il Ministero vorrebbe ridurre nel biennio le ore di lezione di strumento da 3 a 2, andando ad eliminare la distinzione tra strumento principale e strumento secondario, visto che ad entrambi verrebbero dedicati soltanto 60 minuti alla settimana. Ora la pagina giudiziaria. Non luogo a procedere nei confronti di due giovani accusati di maltrattamento nei confronti della madre. Questa mattina in tribunale le ultime fasi del processo. Erano stati allontanati da casa per presunti maltrattamenti nei confronti della madre. Oggi è arrivata la sentenza di non doversi procedere da parte del giudice Rosa Maria Fornelli per due ragazzi di 21 e 18 anni difesi dall'avvocato Gabriele Pipicelli. La madre, separata, con la quale vivevano in un paese collinare del Verbano, li aveva denunciati per maltrattamenti reiterati che i figli avrebbero posto in essere nei suoi riguardi. Usciti di casa, su disposizione del GIP, avevano dormito in un fienile e poi era stata recuperata per loro da parenti una roulotte nella quale abitano tuttora. Il PM aveva chiesto per entrambi la condanna a un anno e quattro mesi. Il giudice ha stabilito che il reato di maltrattamenti non sussiste. Le accuse sono state quindi riqualificate in ingiurie e minacce semplici. Per entrambi i reati però la madre aveva rimesso la querela e il reato di ingiurie è stato depenalizzato. Una vicenda complessa e triste, commenta l'avvocato Pipicelli, nella quale mi sono convinto che i miei assistiti non dovessero rispondere di tale grave reato, ma per far ciò era indispensabile passare per il dibattimento per far emergere il contesto e la personalità di tutte le parti coinvolte. Conclude l'avvocato Pipicelli, e quindi dopo la notifica del decreto di giudizio immediato si è scelta la via del dibattimento, dal quale è uscito uno scenario ben diverso da quello originariamente dipinto e che aveva portato all'applicazione della misura, che ha portato il giudice a escludere il reato di maltrattamenti in famiglia. Sopralluogo del comune di Omegna, all'ex centro migranti di Crusinallo. Al di là della indicibile sporcizia che abbiamo documentato fotograficamente, ha detto l'assessore Proserpio, al termine del sopralluogo mi sono ritrovata di fronte ad un ragazzo di 31 anni della Costa d'Avorio che ha dichiarato di essere stato lasciato lì dai referenti della cooperativa Verso Probo. L'amministrazione comunale si è immediatamente adoperata per rintracciare una collocazione temporanea per il giovane, telefonando al commissariato di polizia, alla questura di Verbania e ai referenti della cooperativa. Di fronte alla risposta "non è un problema nostro", ha puntualizzato l'assessore, "mi sono preoccupata di individuare un alloggio temporaneo grazie all'unico ente che si è reso disponibile. Per questo esprimo gratitudine ad Onezio della Caritas di Omegna". In attesa di definire ulteriormente questa situazione, il sindaco Marchioni ha convocato in mattinata il dirigente del commissariato di polizia Mauro Patera, al quale è stato esplicitamente richiesto di intensificare i controlli sul territorio. La cooperativa Verso Probo avrà 15 giorni di tempo per provvedere alla pulizia dei locali della struttura di Crusinallo. Nel frattempo chiunque cerchi di entrare in questa struttura sarà denunciato per occupazione abusiva di immobile comunale.
E rimaniamo a Omegna per parlare però di un'altra questione, perché a partire da domani entra in vigore un nuovo regolamento relativo al decoro urbano. Cosa vuol dire? Vuol dire che i possessori di cani che saranno trovati in giro per la città con i loro animaletti e non saranno in possesso di una bottiglietta d'acqua per ripulire le zone della città dove gli animali faranno i loro bisogni, potranno essere multati. Eccolo l'oggetto del contendere. Dal 1° di febbraio è entrato in vigore il nuovo regolamento di polizia urbana a Omegna, che prevede diverse cose, diverse disposizioni per quanto riguarda l'accattonaggio, diverse disposizioni per quanto riguarda il bivaccamento. Non si può più bivaccare sotto i porci del municipio, non si può più fare la questa, ma ci sono anche tante regole per i possessori di animali, in particolare ovviamente dei cani, tra le più discusse e discutibili quelle che i padroni, quando hanno al guinzaglio i loro amici a quattro zampe, devono sempre avere dietro una bottiglietta di acqua per pulire le urinate dei cani. Sentiamo cosa ne pensano. Secondo me non sia molto idoneo solo l'acqua, utilizzare solo l'acqua, perché riduce tutto in una poltiglia. Ci vorrebbe un po' di candeggina per eliminare veramente il problema. Signora, la bottiglietta ce l'ha? Sì, la bottiglietta ce l'ho, sacchettino anche, perché è giusto che teniamo Omegna ben pulita, che invece fa schifo. Perché io ho provato anche andare alla stazione, che mi hanno detto che c'era un posto solo per i cani, io sono andata con la mia, non ho potuto entrare. Allora, se siamo tutti un po' civili, invece che trovano da dire sempre che Omegna qui, Omegna là, questa cosa qui l'avete fatta bene, però date la multa anche. Io ho 3 cani, io me li porto regolarmente sulle passeggiate. Chiaramente la pipì, il cane in quel momento lì, quando la fa, io devo avere dietro, non l'acqua, devo avere l'ammoniaca, perché con l'acqua non si risolve niente, con l'ammoniaca perlomeno, però scusate, io devo viaggiare con una bottiglietta d'ammoniaca, piuttosto, devo dire, proprietari dei cani, piuttosto le cacche, quello, io viaggio con i miei sacchetti e quando la fanno anche nei prati, io la raccolgo anche dal prato, mentre tanti nel prato lasciano fare, oltre che... E poi vorrei dire anche all'amministrazione comunale di curare di più, per esempio qua nei vicoli del centro, che è una schifezza il sabato sera, il venerdì sera, di pisciate umane e per non dire altro, bottiglie rotte, cioè, qui ci vuole più controllo. Noi ci ritroviamo tutte le mattine a pulire la pipì dei cagnolini che amiamo, che facciamo entrare regolarmente in negozio, cani piccoli, cani grandi e tutto, ma è un disagio perché tutte le mattine la pipì dei cani è sulle nostre colonne, che abbiamo fatto già lavare anche all'inizio della nostra attività, e laviamo noi tutte le mattine. Quel che si vuole è che magari le persone che hanno i cagnolini non si soffermino proprio davanti alla nostra città, le nostre vetrine. Tutte le mattine per voi commercianti una bella lotta. Bella lotta, sia questi negozi qua vicino, queste belle pisciate grazie a questi signori, che ci sono anche i prati dove poter, ma più che altro le pisciate trovi molta, molta merda, la merda. Comunque non è colpa dei cani, ma anche il buon senso dei cittadini. Ogni cane ha la sua bottiglietta, Thor ne ha una da 1,5 litri. Cosa ne pensa dell'ordinanza? Ma non lo so cosa dirti. Penso che sia meglio che magari tiravano su tutte le carte che ci sono in giro. Però da una parte può anche essere giusto, chi lo sa. Statale 659 della Valle Antigorio Formazza, transitabile senza limitazioni orarie, lo ha deciso oggi ANAS alla luce dell'ultima riunione della Commissione Valanghe del Comune di Formazza. Da oggi dunque decade la chiusura da Canza a Frua dalle 12 alle 16. Dopo l'avvio del progetto Giovani, a seguito anche dei fatti successi a Verbania la scorsa estate, ora per questo progetto è tempo di crescere. Giovani a Verbania, indagini, osservazione, ricerca, eventi. È il progetto messo in campo dall'amministrazione comunale e dal Consorzio Servizi Sociali, assieme ad associazioni direttamente impegnate nel mondo giovanile, sul quale dopo una prima fase di attuazione si fa un po' il punto. Ecco, come stanno andando le cose dal punto di vista di quelle che erano le finalità che vi eravate proposti? Ma diciamo che siamo partiti con un modello molto soft, di avvicinamento a quello che
è il mondo giovanile, dopo le varie vicissitudini della scorsa estate, dove sembrava che a Verbania ci fosse una generazione di adolescenti veramente in difficoltà. Siamo partiti facendo delle indagini, siamo partiti facendo con dei corsi di formazione, ripeto, in modo molto soft, e con le varie associazioni ognuno aveva il suo compito specifico. Direi che i risultati sono stati e si vedono sostanzialmente, perché ne è emersa una situazione decisamente molto migliore rispetto a quello che si pensava. Non si può nascondere che ci sia l'uso dell'alcol, l'uso della droga, perché questo è un dato di fatto, droghe leggere prevalentemente per quanto riguarda gli adolescenti. Qual è stato il vostro ruolo specifico e i risultati che almeno al momento avete ottenuto? Ci siamo occupati di raccogliere questionari da un campionario di 100 giovani che andavano dai 16 ai 25 anni, e in cui abbiamo chiesto loro quali erano un po' le loro abitudini nell'uscire a Verbania la sera, per che ragioni uscivano, per che ragioni si trovavano in gruppo. E poi soprattutto quali erano i bisogni e le necessità che percepiscono all'interno della città di Verbania, e molto spesso anche appunto quali sono i bisogni di ciò che manca all'interno della città. La cosa che ne è un po' uscita è il fatto che i ragazzi innanzitutto escono per stare insieme, escono per divertirsi, però quello che purtroppo si è reso chiaro è ogni tanto la mancanza di spazi di aggregazione. L'idea è di partire, ma di creare gruppo e farlo partire questo gruppo dal basso, quindi le varie associazioni lavoreranno con i giovani nei luoghi che si riterrà più opportuno, anche perché spesso cambiano, quindi che sostanzialmente sono Parco Besozzi Begnoli, San Rocco, la chiesa di Santa Marta per intenderci, Imbarcadero, quindi lì si farà gruppo, si faranno delle attività per far nascere degli eventi che vedono i giovani protagonisti. Il tema delle dipendenze e di tutto ciò che ne consegue al centro questa settimana della Sasso nello Stagno. Ospite del nostro direttore Maurizio De Paoli sarà lo psichiatra Mauro Croce. Come sempre il Sasso nello Stagno è in onda venerdì alle 21, poi le repliche sabato alle 17, domenica alle 14. Il titolo della puntata di questa settimana del Sasso nello Stagno è Gratta e perdi. Non è un titolo che abbiamo inventato noi, è il titolo di un libro scritto da Fabrizio Rigoni e Mauro Croce, dal dottor Mauro Croce, che è già qui nostro ospite, che già conoscete, è psicologo, psicoterapeuta, lavora presso l'ASL del VCO ed è un esperto in dipendenze. E questa sera, in questa puntata, parleremo in particolare degli anziani, perché pare che gli anziani, molti anziani, riempiano la loro solitudine proprio con il gioco d'azzardo, con il gioco compulsivo. Cercheremo di capire con il dottor Croce perché questo fenomeno, come si manifesta e ovviamente anche come si può in qualche modo limitare e contrastare. Quindi intanto ringrazio il dottor Croce che è già qui con noi, e a tutti voi l'appuntamento è con il Sasso nello Stagno. E allora non perdetevi questa puntata del Sasso nello Stagno. Lutto nella famiglia di Vice Azzurra TV. Si è spento nella mattinata di ieri all'Istituto Garofalo di Gravellona Giancarlo Penoni, papà del nostro tecnico di ripresa Loris. Giancarlo aveva 79 anni. Domani alle 14 nella chiesa di San Bernardino a Verbania ci saranno le esequie. La direzione, la redazione, lo staff tecnico di Vice Azzurra TV si stringe attorno a Loris, alla sua mamma Flora e alla sorella Gabriella. Ed ora noi cambiamo argomento per parlare di un evento che ha caratterizzato la domenica pomeriggio a Palazzo Peretti, sede della SOMSA a Verbania. Un evento che ha avuto più aspetti, perché voleva essere appunto un evento musicale, ma anche un evento per far riscoprire alcuni gioielli architettonici che esistono in città. Palazzo Peretti, appunto, palazzo del Settecento. Per noi c'era Marianna Morandi. Sabato 27 gennaio intra in una delle sale più belle, più rappresentative di questo magnifico luogo, alla Società Operaia del Mutuo Soccorso, quindi siamo al Palazzo Peretti, Kletzmera Parigi, che infatti oggi ha richiamato tantissime persone. Anna Mazzola, l'organizzatrice di questo evento, ci racconta di cosa stiamo parlando.
Allora, stiamo parlando di una iniziativa che ho cercato di iniziare con questo concerto per portare tre aspetti in evidenza. Uno, il creare momenti di condivisione, convivialità attraverso l'arte. Il secondo aspetto, in qualità di architetto, è salvaguardare e valorizzare tutti i beni, i patrimoni dei vari luoghi, in questo caso Palazzo Peretti, uno dei più bei palazzi del Settecento e che ha bisogno anche di essere preso in considerazione. E il terzo aspetto, non di ultima importanza, è proprio quello di creare dei momenti di gioia, ma anche un pochino di conoscenza. Allora, in questa occasione avrei scelto il personaggio della Tamara Delimpicca, che è una pittrice importante dell'Art Deco, poco conosciuta magari dalla massa, ma sicuramente con un grande valore artistico. Ecco, in questa occasione mi è venuta la voglia di dare una piccola pillola di conoscenza rispetto a questo aspetto, di questa cosa. Chi sta suonando oggi? Chi è l'autore di tutto questo? Allora, è il trio Xylo Ensemble, costituito da Stefano Corradi al clarinetto, Gian Pietro Marazza alla fisarmonica e Luca Garlaschelli al contrabbasso. Tre artisti con una grande esperienza e una grande passione soprattutto. Il prossimo evento che noi abbiamo in mente si terrà il 24 febbraio, sempre alle 17.30, sempre alla SOMS di Palazzo Peretti, e si tratterà di una favola musicale. Alla fine di questa favola musicale raccontata con la musica e con le parole, il pubblico diventerà l'orchestra, ma non dico altro perché è una sorpresa. Si parlerà di monete virtuali nel prossimo incontro organizzato dall'associazione Osso la Porta d'Europa. L'incontro vedrà protagoniste le monete virtuali, criptovalute, le loro potenzialità ma anche i rischi. I relatori saranno Fabrizio Izzi, analista finanziario, e il domese Fabrizio Toscano, dottore commercialista. L'appuntamento è per domani, sabato 3 febbraio alle 17.30 al circolo Acli di Domodossola, centro in via Matilde Ceretti. Domani a Calnobbio ritorna l'appuntamento con il cimento invernale. Nel passato fine settimana altro cimento è stato quello sulla Zipline. C'è chi in costume si tuffa nelle fredde acque del lago, chi invece per la sfida del cimento invernale ha scelto domenica scorsa un volo a oltre 120 km orari con l'allago maggiore Zipline. Per la verità non tutti erano in déshabillé, qualcuno non se l'è sentita di affrontare l'aria frizzante ed ha optato per un abbigliamento più consono alla stagione. Ma tra bikini e giacche a vento, il filo rosso è stata la voglia di divertirsi con un'esperienza all'insegna dell'adrenalina. La sensazione è quella di un falco che si tuffa nell'aria impicchiata. Sono quasi 2 chilometri che separano in linea retta Piandarla a 1307 metri dove parte la zipline all'Alpe Segletta a 960 metri, punto d'arrivo, una distanza che si percorre in poco più di un minuto e mezzo. Cimento più tradizionale invece quello in programma domani, sabato 3 febbraio alle 11, nelle acque del lungolago di Cannobio. Un tuffo fuori stagione che si ripete da 15 anni, iniziativa solo per coraggiosi, dell'assessorato allo sport del comune e degli amici del tuffo. L'iscrizione è gratuita e a tutti verranno offerti tè e biscotti. Ritrovo alle 10.30 in Piazza Lago, zona Imbarcadero. Appuntamento per Veri Temerari, noi invece parliamo di basket perché il sabato sera sul parquet saranno impegnate sia la Paffoni che la Mami, la capolista ospita Verbania Livorno, mentre a Oleggio protagonista sarà Milano, la Vina Vilcipiera invece domenica attende Bra. Torna di fronte al proprio pubblico la Paffoni che domani sera alle 21 affronta il fanalino di coda Livorno ancora senza vittoria in questo campionato. Ma i lebronici hanno avuto comunque il merito fino ad ora di non crollare. A Cecina sono stati avanti per 37 minuti due settimane fa. Con Pavia domenica scorsa sono rimasti in partita fino all'ultimo quarto. D'altronde non mancano buoni giocatori come Giampaoli e soprattutto il duo Chiacci che solo Perto. Il primo è stato per anni il centro della nazionale e di squadre prestigiose come le due Bologna e Siena. Il secondo è un califfo la categoria. In casa Paffoni vanno sempre registrate le assenze. Out Milani e Simoncelli, rientrerà Fratto mentre Torgano andrà in panchina ma non sarà impiegato.
Ad inquadrare la sfida è coach Ghizzinardi. Livorno va semplicemente aggredita. Dobbiamo correre a 1000 all'ora per mettere in evidenza ed amplificare le loro difficoltà. Altrimenti, se si gioca a ritmo basso, loro hanno anche le armi per impensierirci. Sono sicuro che saremo sul pezzo, perché dopo la sconfitta a Firenze c'è voglia di riprendere subito la marcia, le parole del tecnico della Fulgor. Missione complicata quella che attende la Mami. Oleggio sarà di scena sempre domani sera sulla parquet di Milano, terza forza del campionato. Sulla carta pronostico quasi chiuso, ma i ragazzi di Passera hanno già fatto colpi importanti in trasferta, come quelli a Montecatini e Pavia, e dunque possono provarci. Intanto la società del presidente Gianni attiva sul mercato. Gli addetti ai lavori danno vicino ai biancorossi il pivot Matteo Canavesi, giocatore in grado di fare la differenza in questa categoria. In Serie C Gold, partita da vincere per la Vina Villa Cipir. Al Pala Raccagni arriva l'Abet Bra, avversaria non semplice che nell'ultimo turno si è presa la soddisfazione di imporre il primo stop dell'anno alla capolista Crocetta. Ora le bocce per il Masera, appuntamento da non fallire domani al bocciodromo di Domodossola contro il 90 di Piave. Un campionato decisamente amaro per il Masera, quello che si sta avviando lentamente alla conclusione per il momento, senza nessun punto conquistato sul campo. Anche sabato scorso gli azzurri, condotti dal commissario tecnico Graziano Girlanda, hanno subito una netta sconfitta sui campi di Chieri contro la Ferriera dell'ex Massimo Griva. Nella giornata tanti risultati a sorpresa su tutti: la vittoria del 90 sulla corazzata BRB, la sconfitta della Perosina in casa con la Borgonesa e la vittoria del Gaglianico sulla Pontesa. Ora la classifica dice BRB e Perosine con 15 punti in testa, terze a pari merito Pontese e Ferriera a 12, Gaglianico a 10, Borgonese a 9, 90 a 7 e Masera a 0. Domani incontro decisivo con la penultima in classifica, il 90 di Piave. Se il Masera dovesse riuscire a vincere e mantenere così la distanza in classifica dai veneti entro i 5 punti, si aprirebbe uno spiraglio per la salvezza con uno spareggio giocato sui campi ostili di 90. Nel caso la distanza tra i due in classifica sia maggiore di 5 punti, alla Masera rimarrebbe un'ultima ancora di salvezza dovuta al fatto che il prossimo anno il campionato sarà ampliato a 10 società, quindi il 25 marzo avrebbe l'ultima disperata opportunità di uno spareggio con una possibile promossa in Serie A per disputarsi proprio il decimo posto per il prossimo anno agonistico. Per quanto concerne l'attività locale, da segnalare che ieri sera si è disputata l'ultima serata delle eliminatorie della gara notturna a coppie organizzata dalla Bognanco in memoria di Carlo Pantani. Le finali si disputeranno lunedì sera al bocciodromo di Domodossola. Domenica si svolgerà il girone della gara intercomitariale che organizza il comitato di Novara, le cui finali si svolgeranno domenica 11 febbraio a Trecate. Tutto notizie.info per gli aggiornamenti. Io mi fermo qui, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento.